Dottor Alessandro, tanti ma tanti anni fa, quando sbarcò a Lipari, poteva mai pensare di arrivare ad essere cittadino onorario delle Eolie a pieno merito? No, non ci pensavo assolutamente. Probabilmente non è stato tutto un gioco che poi si è trasformato in una bellissima realtà fatta di amore, di affetti, di grande profondità, che magari oggi non esistono più. E questi valori che anche le nostre tradizioni ci trasmettono, valori di affetto che non vediamo oggi, che è tutto massificato, tutto è preso da continue discussioni su banalità. Vedere ancora dei sodalizi che si interessano della memoria per tramandarla e creare degli eventi laddove ci sono, danno la possibilità a tanti concittadini di essere protagonisti di eventi culturali, è molto importante. I cantori popolari delle Eolie sono tanti anni sulla breccia, ma hanno un pregio, quello di sapersi rinnovare costantemente. Questo è importante, mettersi continuamente in discussione anche sullo spettacolo. Lo spettacolo cambia sempre, ci deve essere sempre una nuova trasmissione. Perché la parte più importante quando noi facciamo lo spettacolo è il mezzo più importante per la comunicazione. Però laddove non c'è novità, molte volte diventa anche discutibile. Però ci sono dei gruppi di tradizione come il nostro, di tradizione per la cultura che applica nella messa in scena, che deve per forza rinnovarsi. Chiedere a un padre qual è il figlio più bello è una domanda per certi versi assurda, ma fra tutte le cose che avete fatto in questi tanti anni c'è qualcosa in particolare a cui è legato? Guardi, io sono affascinato moltissimo dai canti proprio del Venerdì Santo. Una cosa che mi affascina particolarmente, il Tenebrae Factum, magari non è molto conosciuto, ma è un reso dal morto molto importante che noi abbiamo fatto. Però laddove c'è un schidicchio vetta dell'astrico, 2 ore e mezza di spettacolo, che è la tradizione delle Isole Eolie, laddove ci sono inseriti tutti i soprannomi, dei quartieri che si rivedono nella scena, per me è un fatto rilevante e un conquista. E stasera darete al popolo eoliano una nuova chicca. Daremo un nuovo spettacolo, e non è tanto, guardi, c'è stato questo evento del conferimento della cittadinanza onoraria e abbiamo avuto piacere, siccome moltissimi ragazzi si sono fatti vivi per congratularsi, per dare questa loro fraternità e essermi vicini. Allora io ho pensato di fare uno spettacolo tutti insieme, non uno spettacolo di ricordi, ma uno spettacolo vitale tutti insieme. Allora, cosa c'è meglio della lotta per l'unità d'Italia, laddove tante cose per noi non sono cambiate? Poi ne abbiamo viste nel dopoguerra quante cose non sono cambiate, ma oggi noi invitiamo i ragazzi a guardare i valori che hanno, cioè di tutti i sacrifici che hanno fatto gli altri per conquistare questo benessere in cui tutti ce l'abbiamo. Una domanda per chiudere: cosa c'è nel futuro di Nino Alessandro e dei cantori popolari? Allora, il mio futuro non lo so, io vivo la giornata, vivo e spero di andarmene in pensione presto per dedicarmi totalmente. Io mi interesso, voi lo sapete, mi interesso dei disabili e il folklore. Io le tradizioni popolari con il mio gruppo, ho tante proposte, però non mi interessano. Io se non c'è feeling con la gente con cui collaboro non posso fare niente.